Torna oggi in Piazza del Popolo la 66esima edizione della Mostra dei Fiori e delle Piante Ornamentali. 22 gli espositori che quest'anno hanno preso parte alla manifestazione, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Nemmeno il coronavirus è riuscito a spezzare la tradizione. Anche quest'anno tantissime persone hanno partecipato alla Mostra dei Fiori e delle Piante Ornamentali, organizzata dal Comune di Pesaro. In Piazza del Popolo, da oggi fino a domenica 4 ottobre, si potranno acquistare piante e fiori di ogni tipo, da quelli più comuni a quelli più pregiati. La tre giorni si svolgerà in piena sicurezza, gli stand sono ben distanziati l'uno dall'altro e a presidiare la piazza dalle 9:30 alle 22 ci sono gli agenti della polizia locale e i volontari della protezione civile. Per non creare assembramenti, l'amministrazione comunale ha deciso di annullare per quest'anno la consueta cerimonia di inaugurazione. Rimane confermata, invece, la mostra Bonsai Pesaro 88 nella sala Laurana della prefettura. Soddisfatti i florovivaisti che già nel primo giorno di manifestazione hanno registrato un bel movimento. Primo giorno della Festa dei Fiori, com'è andata? Bene, dai, la gente gira, ovviamente un po' di timore c'è, però siamo tutti in sicurezza, tutti i dispositivi li abbiamo, gel igienizzanti, distanze, lo stand è abbastanza scorrevole, abbiamo le entrate e le uscite, quindi al momento siamo felici, siamo contenti. Quest'anno avete creato un allestimento particolare? Sì, abbiamo cercato di presentare il giardino secco, quindi tutte piante che anche a livello urbano, quindi per giardini urbani, stanno benissimo, impatto zero con l'ambiente, in quanto richiedono pochissima acqua, si gestiscono da sole, pochissima manutenzione e fanno una gran fiorita e sono bellissime anche da vedere. La piantina più richiesta? Allora, sicuramente il ciclamino, noi però puntiamo a cosine un pochino più sfiziose. Quest'anno abbiamo portato una pianta che si chiama Duranta, che è bellina da vedere, ha dei fiorellini viola, fiorisce ed è curiosa da avere in giardino. Sta andando molto bene, c'è un buon afflusso, diciamo, quindi molto bene, siamo soddisfatti. La pianta più richiesta? Attualmente stamattina è il ciclamino, stiamo vendendo molto di ciclamini. Sarete qui fino a domenica? Fino a domenica, facciamo un orario un più prolungato, fino alle 22 di sera, dalle 9:30 di mattina, quindi in modo che così possiamo defluire bene il pubblico. Primo giorno della Festa dei Fiori, che cosa ha comprato? Rosmarino, sperando che tenga, che mi si secca sempre. Comprerà anche qualche pianta? Adesso ho fatto un giro così, stamattina sinceramente sono venuta solo per vedere. Invece alla fine ho preso il rosmarino, adesso tornerò con calma, date fino a domenica, giusto? Dopo quando torno con calma vedo, ma io ho un balcone, non è che lo spazio da me per le piante ne vorrei tante, ma... Il suo fiore preferito che comprerà oltre il rosmarino? Non lo so, quello che tiene di più sento con loro dopo, tanto sono i garofani di solito, non sono meravigliosi, però sono, dai, almeno tengono. Ho comprato il ciclamino e queste, ma la mia amica ha fatto parecchia spesa. L'ho trovata molto accogliente e allegra, se non altro per i colori. Il pezzo più forte dell'anno, secondo lei, quello che comprerà ancora oltre al ciclamino? Oltre al ciclamino, oltre al le rose. Ho comprato le erbe aromatiche, guarda, perché siccome le uso moltissimo per fare i sughi e quindi trovo eccezionale queste erbe, e le uniche erbe che prendo, perché io delle piante sono completamente, il mio pollice verde è zero.